Ciao amici notturni, mi schiarisco un po' la voce che c'ho il vocione. Stanotte parliamo di concerto per pistola solista, film secondo me riuscito a metà, quindi lo consiglio e lo sconsiglio. Mi aspettavo molto da Gastone Muschin e invece è stato l'attore che più mi ha deluso, non per colpa sua ovviamente, perché è un attore bravissimo, ma per il ruolo da mezzo scemo che gli hanno affibbiato. Praticamente il suo personaggio fa scendere le palle a terra dopo 10 minuti di visione. Teoricamente vorrebbe far ridere, ma questo risultato si poteva ottenere in mille altri modi diversi, anche perché Muschin di ruoli comici o ironici ne ha fatti tanti altri, basta pensare ad Amici miei, ma anche nel poliziesco, ad esempio Poliziotto senza paura. Ci voleva un personaggio ironico, ma non rappresentato come un deficiente, e il film sarebbe stato un vero capolavoro, perché per tutto il resto il film non ha nessuna pecca, anzi un bel film. Nelle intenzioni probabilmente volevano fare un giallo che si differenziasse dai mille prodotti simili di quel periodo, puntando sulla carta dell'ironia. Il resto del cast è tutto convincente e credibile, soprattutto le donne, Anna Moffo, Ida Galli, Felisatti e Pittorru, bravissimi autori, scrivono la sceneggiatura, il soggetto di Sergio Donati non è originalissimo ma funziona, i parenti di un ricco duca inglese vengono assassinati ad uno dopo la lettura del testamento. C'è tanto di colpo di scena finale, ben studiato, e addirittura c'è un ulteriore mistero nell'ultimissima scena finale che non viene svelato. Interessanti alcuni meccanismi, come l'idea con cui viene architettato il finto suicidio di una delle vittime. Sicuramente lo stile è più del giallo classico, alla Agatha Christie, che non del futuro thriller alla Dario Argento, quindi un film ancorato agli anni 60 e non risulta molto moderno. Ambientazione inglese molto raffinata, bella regia di Michele Lupo e belle inquadrature con l'operatore alla macchina da presa, Aristide Massaccesi, ovvero Gio D'Amato. Colonna sonora di Francesco De Masi, disponibile sia in vinile su etichetta Can nella riedizione del 92, sia in CD Beat Record Company del 2012, sia in digitale sulle varie piattaforme. Il film è disponibile in DVD e anche su Prime Video. Per questo film ho detto tutto, ci sentiamo alla prossima, la notte è ancora lunga, devo vedere un sacco di altri film. Ciao amici notturni!